Diamo inizio al nostro gheo, che sarà un gheo un po' diverso per questa settimana, perché abbiamo dovuto anche noi mettere in atto delle misure di sicurezza per tutti coloro che lavorano con noi, per noi stessi, e quindi mano a mano vi faremo vedere le novità, le cose diverse che ci saranno. Allora, cominciamo con il nostro spazio natura, Emanuele. Cominciamo con uno spazio natura, chiaramente, con attenzione, chiaramente, cara Seva, cari amici a casa. Non c'è, come vedete, l'ospite in studio, ma è collegato con noi tramite internet. Siamo in collegamento con Andrea Lunerti, nostro esperto di animali, lo vedete già in azione con Nocciolina. Ciao Andrea, benvenuto, è un piacere averti qui in collegamento. Stiamo già vedendoti in azione con Nocciolina. Chi è Nocciolina? Allora, Nocciolina ha una storia un po' così, un po' triste, è stata raccolta in mezzo alla strada da una famiglia perché probabilmente non è riuscita a raggiungere la mamma mentre fuggiva con gli altri piccolini. Ovviamente le persone che si sono fermate, molte persone sono fermate per cercare di aiutarla, a questo punto dobbiamo dire purtroppo che non hanno fatto la cosa più giusta. Però no, in questo caso dobbiamo ricordare a tutti gli animali selvatici, dobbiamo intervenire il meno possibile. In questo caso però, siccome poteva recare in qualche modo mancanza di sicurezza, perché si erano fermate moltissime persone, la raccolta mi è stata affidata dai carabinieri. Ovviamente per una normativa purtroppo non potrà più tornare libera, anche perché nutrendola così e crescendola così acquisisce un eccesso di domesticazione e quindi non potrà più tornare allo stato selvatico. La vediamo lì che la stai allattando. Ti volevo chiedere come sta ora Nocciolina. Vedo che sta bene dalla fame che ha, quindi cosa possiamo dire? Sta benissimo, ovviamente la stiamo nutrendo con latte di mucca e mettiamo un pochino anche di rosso d'uovo all'interno per dargli tutte le proteine necessarie. Ovviamente non è l'alimentazione della mamma, però i cinghiali sono molto forti e molto robusti. Proprio per questo sono considerati anche animali pericolosi quando crescono. Ovviamente Nocciolina è molto dolce, è molto carino, ma quando diventerà grande avrà questi modi di fare da cinghiale, che tra poco, voglio dire, ultimamente molte persone hanno avuto occasione di riscontrare, sono persone magari che fanno la passeggiata nel parco, gli escursionisti, agli incontri con i cinghiali qualche volta si ha un po' di paura, qualche volta è giustificata la paura, perché comunque i cinghiali hanno un sistema, diciamo, di difesa un po' particolare, non hanno una vista molto sviluppata e di conseguenza hanno sviluppato molto di più l'olfatto e l'udito. Sì. E molte persone si trovano in difficoltà, Emanuele, a me a volte mi chiamano, si introducono nei giardini, si introducono nei parchi, o le persone stesse che portano a spasso il proprio cane nei parchi hanno difficoltà perché l'impatto con questi animali non si fa sentire sempre. Anche perché i cinghiali possono vedere i cani come predatori, sono dei nemici, no? Quindi possono reagire in difesa. Esatto, io qui come al solito presento qualche mio consiglio e qualche oggetto alla portata di tutti. Sì, cosa ci hai portato lì? Cos'hai sul tavolo? Intanto abbiamo detto che hanno una vista non molto sviluppata e di conseguenza possiamo trovarci in mezzo a un branco di cinghiali mentre stiamo facendo una passeggiata. Ovviamente sarebbe utile un fischietto, perché emettendo un suono acuto o una frequenza bassa, come potrebbe essere quella di un tamburo, di un trombone, ma nessuno di noi quando fa un'escursione ha con sé questo tipo di strumenti per emettere questi suoni. Io ho escogitato un sistema molto semplice, alla portata di tutti, che l'ho provato personalmente ed è efficace. Tutti in escursione possiamo avere una bottiglietta come questa di plastica, anche più grande, però la più pratica è questa. Emettere un suono a frequenza medio-bassa può spaventare i cinghiali e lasciarci libero il passaggio. Ah, quindi usarla come un flauto praticamente, diciamo. Ah, che forte, ok. Questo suono spaventa il cinghiale e lo può allontanare. Questo tipo di frequenze possono spaventarlo e allontanarlo. Qui invece ho un ombrello, non perché il tempo sta cambiando ed è nuvoloso, ma perché ho provato e testato anch'io questo sistema che è facilissimo. Ce lo suggerisce il clamidosauro, che abbiamo visto, tu conosci molto bene. Altro che un rettile australiano. Ha queste clamidi che allarga all'improvviso e un po', diciamo così, camuffa le proprie dimensioni. Possiamo farlo quando magari sospettiamo che veniamo attaccati o ci si avvicina troppo o ci troviamo tra la mamma e i piccolini. Possiamo portare in passeggiata, in escursione, un ombrello come questo, possibilmente bianco, perché i cinghiali vedono in bianco e nero, e aprirlo così, in questo modo. In direzione del cinghiale. In direzione del cinghiale, scoraggia qualsiasi tipo di attacco, il cinghiale immediatamente trova una fuga in un'altra posizione, in un'altra situazione. Fantastico. Questo è alla portata di tutti, lo possiamo avere tutti, costa meno di 6 euro, quindi insomma, voglio dire. E poi è utile portarlo anche quando non piove. Poi cos'hai lì, un guinzaglio?
guinzaglio, perché questo è un consiglio che voglio dare a tutti ed è importantissimo: bisogna tenere i cani a guinzaglio, perché quello che hai detto te è vero, è verissimo. Molte persone liberano i cani in ambienti naturali, nei parchi, e può succedere il cane va a infastidire qualche cinghiale che in questa stagione magari ha partorito, sì, e ha i cucciolini proprio come nocciolina. La femmina si indispettisce, si impaurisce, perché vede nel cane comunque il lupo, il predatore, e lo insegue. Il cane però nostro, domestico, di solito cerca aiuto e conforto verso il padrone, portandoci l'attacco del cinghiale. Quindi liberiamo, certo, il cane solo nelle aree dove è consentito e che sono circoscritte. Sì, dove è permesso, dove è sicuro per il cane e per i cinghiali o per gli animali selvatici. Bravissimo. In generale. Hai anche un cartello di attraversamento. Il cartello, questo famoso, che io dico sempre, perché parliamo un po' della sicurezza stradale. Sì. Allora, molte persone ultimamente mi contattano, e anche le istituzioni, più volte ci siamo trovati anche di notte, che devo intervenire perché c'è stato il famoso incidente con i cinghiali. I cinghiali attraversano la notte e quindi le macchine a volte si trovano davanti e non fanno in tempo a frenare, e l'impatto è violentissimo, perché il cinghiale è molto corpulento e provoca danni, certo, non indifferenti. Quindi consiglio a tutti di moderare la velocità, soprattutto nelle aree, nelle strade che attraversano ambienti naturali. Rispettare le regole con attenzione, viaggiare con sempre attenzione, con un occhio in più verso il limitare dei boschi. Troviamo sempre questo cartello prima, quando noi, sì, ovviamente ci avverte che in quel punto è possibile che attraversi fauna selvatica, non, grazie, questo cerbiatto, perché molte persone aspettano che attraversi il cerbiatto, no. E se incontriamo questi animali dobbiamo lasciargli il passo. Certo, lasciargli il tempo di attraversare. Modo. Grazie Andrea, grazie. Abbiamo finito il tempo, è stato un piacere, tutti i consigli utilissimi, grosso, quelli che hai dato. Un grosso abbraccio a voi. Un saluto a te, Nocciolina, a tutti voi di Morlupo, vicino a Roma. E ora è il momento di salutare Andrea Lunerti, nostro esperto di animali, per andare insieme a Francesco Petretti in natura a costruire nidi per le cince in questo filmato di Emanuele Latorre.